E buongiorno! Mio cognato già in pesca. Subito. Quindi non appena arriva al mare, subito deve iniziare a lanciare. Io ho finito adesso di prepararmi l'attrezzatura. Oggi pescatina in scogliera. Io farò un po' di short jigging, lui è a spinning. C'è un bel po' di vento, vento abbastanza sostenuto. Questo fine settimana porta un bel po' di maltempo, porta acqua, vento, già il vento è iniziato veramente. Abbiamo un vento da sud-ovest, qua per fortuna lo prendiamo un po' alle spalle, un po' laterale. Dai, andiamo a iniziare la pescata e vediamo cosa possiamo fare oggi. Allora, andiamo a iniziare questa pescata a short jigging. Vediamo cosa possiamo fare oggi. Intanto iniziamo con un jig piccolo, compatto, da 60 grammi. In questo caso un cast jig. E vediamo, poi man mano andremo cambiando. Tanto iniziamo così. Vediamo se gira qualche bello alletterato in fase d'alba. Già è quasi luce piena. Iniziamo. Il vento c'è, non manca. Il maltempo si prepara ad arrivare. Vediamo se riusciamo a fare qualche pesce prima del maltempo. Sicuramente sto fine settimana non si potrà pescare perché porta acqua molto forte. Andiamo a cambiare jig, rimaniamo sempre su 60 grammi, andiamo a montare uno smelt in colorazione naturale, verde e argento con questa striscia violacea. Vediamo, condizioni sono abbastanza belle, ogni tanto si butta vento laterale fastidiosissimo, però riusciamo a stare in pesca. Allora, vediamo se vogliono qualcosa di più piccolo. Andiamo a mettere un jig abbastanza compatto da 40 grammi. In questo caso un Dax in colorazione argento e rosa. Vediamo se magari cercano qualcosa di più piccolino, che al momento non ho avuto nessuna tocca.
Vediamo, vediamo. Magari lo vogliono piccolo. Come lo vogliono? Ah? Eh? Non hanno fame, sono a dieta. Sei convinto o gente? Eh? Chiedo rosa? Sapevo che volevano Nico. Lo sapevo che voleva Nico. Lo sapevo. E che lo sapevo, eh? Ci avessi a fare, ma penso di sì. Il sa. Eccolo qui. Sapevo che c'erano e lo volevano piccolo. Bello, un bel letterato. Un bel letterato. Per oggi pescata terminata. Ce l'ho fatta a scappottare un alletterato, roba a chilo, nulla di particolare, però è sempre un piacere perché sono molto divertenti. E sono sceso di misura di jig e sono riuscito a fregarlo come avevo previsto. Cercavano qualcosa di più piccolo. Adesso non c'è più attività, si è alzato un po' di sole e fa caldo e noi ce ne andiamo a casuccia. E per oggi ci vediamo prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.